Come ci si sente a partecipare al torneo più importante d'Italia? Ovviamente ricordiamo a chi ci guarda che tu sei di Bagnolo, a pochi chilometri da Reggio Emilia. È sicuramente un'esperienza molto interessante e dal punto di vista psicologico anche molto pesante, perché comunque si è il giocatore in casa, quindi si aspetta insomma che si faccia anche abbastanza bene, anche se partire insomma da ultima del torneo non è facile, però insomma è stato un torneo interessante e credo di aver giocato anche abbastanza bene, quindi sono abbastanza contenta di aver partecipato. Come riesci a conciliare lo studio universitario con gli impegni sportivi? Questa è una bella domanda in effetti, e quando essenzialmente non sono all'università o quando ho tempo di fare scacchi lo faccio, ma l'università è molto pesante, quindi tendo a non impegnarmi troppo. Adesso, in virtù di questo torneo ovviamente ho dovuto prendere più impegni scacchistici che universitari, quindi mi sono impegnata gli ultimi mesi molto più che durante tutto il resto dell'anno. Quali sono invece i tuoi obiettivi per il futuro? Al di fuori dell'università direi riuscire a continuare a giocare a un livello abbastanza buono con qualche torneo l'anno, sperando sempre di più di quanto sei riuscita a fare ultimamente da quando ho iniziato l'università, e magari riconquistare qualche qualificazione per i tornei a squadra con la nazionale italiana, che sono obiettivi comunque importanti. Ti andrebbe di farci un pronostico sul torneo maschile? Difficile. Penso che Ivanchuk deciderà il torneo, quindi uno fra Morozovic e Giri. Cosa pensi invece che manchi alla sezione femminile degli scacchi per accrescere il suo livello? Sicuramente forse più incentivi di quelli che hanno già gli uomini, che comunque essendo anche più forti riescono a essere di un livello molto superiore. E forse anche più possibilità come tornei chiusi per comunque crescere così. Insomma, gli scacchi femminili sono ancora forse un po' fermi rispetto a quelli maschili, che sono già abbastanza insomma, sostenuti. Perfetto, ti ringrazio e ti auguro una buona serata.